Gentili signore e signori, buongiorno, sono il colonnello nei Carabinieri Luigi Cortellessa, comandante dei Carabinieri per la tutela agroalimentare. Benvenuti nella nostra sede, sede del nostro comando. A tutti il benvenuto a Roma da parte mia, del colonnello De Franceschi, vicecomandante, e di tutti i nostri carabinieri. Grazie ad Ispra per aver voluto scegliere questa sede come luogo di celebrazione dei 20 anni della Convenzione di Washington. Un particolare saluto, ricco di considerazione, ai commilitoni del raggruppamento CITES, di cui poc'anzi proprio apprezzavo peculiarità, tradizione, modo di essere e una ricchezza dell'Arma dei Carabinieri. Benvenuti per questi 2 giorni a Roma e invito il signor generale De Laurentiis, vice comandante del Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, a rivolgere, a prendere la parola. E grazie signor generale per voler dare l'autorevolezza della considerazione dell'Arma a questi 2 giorni di lavoro che immagino saranno proficui, e grazie per la considerazione che rivolge anche al nostro comando. Ma innanzitutto buongiorno a tutti, grazie al colonnello Cortellessa per aver voluto introdurre i lavori in modo così sentito, e davvero grazie, grazie per l'attività che svolge quotidianamente a comando del Comando per la tutela agroalimentare, che rappresenta uno dei 4 capisaldi operativi appunto del Comando delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari. Voglio iniziare con oggi siamo qui nella sala Nassiria e con grande emozione non posso non pensare all'attentato che c'è stato qualche giorno fa ai militari presenti in Iraq, guarda caso a 2 giorni dalla ricorrenza appunto della strage di Nassiria, per cui mi sento in dovere, essendo in questa sede così prestigiosa e così storica anche per l'Arma dei Carabinieri, iniziare con questo ricordo. Cioè il terrorismo dell'ISIS ci ha voluto ricordare questa ricorrenza dei 16 anni di Nassiria con questo attentato che effettivamente ci riporta indietro nella storia. Fortunatamente non ci sono state vittime, insomma 3 militari sono gravi, gli altri 2 non tanto, però insomma è stato veramente un evento che mi ha colpito, e penso che, essendo qui nella sala Nassiria del Comando Tutela Agroalimentare, bisogna iniziare con questo ricordo doveroso. Come diceva il colonnello, oggi iniziano i lavori per celebrare i 20 anni di collaborazione nell'ambito della Convenzione di Washington, con un'attività molto tecnica, che è appunto l'attività di analisi di biologia molecolare a supporto proprio delle attività di ispezione, di controllo e di verifica genetica previste dalla Convenzione di Washington. Innanzitutto mi corre l'obbligo e il piacere di portare il saluto del generale di Corpo d'Armata Ciro D'Angelo, che per altri impegni non è potuto essere qui presente, ma che ha voluto, insieme al presidente Laporta e al direttore di ISPRA, onorevole Bratti, ha voluto questa iniziativa, perché se la Convenzione di Washington è stata potuta portare avanti in modo così efficace dall'Italia, perché non dimentichiamo che l'Italia tra i 183 paesi firmatari della Convenzione di Washington è considerata all'avanguardia, nonostante la complessità del sistema che è stato pensato per attuare la Convenzione di Washington, rappresenta veramente una dei paesi più avanzati nell'attuazione della Convenzione di Washington. Quindi nell'aprire i lavori per questa attività così specialistica non posso non ricordare la collaborazione a 360 gradi che c'è con ISPRA,
una collaborazione a 360 gradi, suggellata dall'accordo e dal protocollo d'intesa firmato il 5 gennaio del 2018 tra l'allora comandante generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette e il presidente di ISPRA Stefano La Porta, e che praticamente non fa altro che suggellare tutte le attività che con ISPRA, prima il Corpo Forestale e l'Arma dei Carabinieri per la parte ambientale ed anche direi agroalimentare, portava avanti, e poi diciamo con le ulteriori attività portate dal Corpo Forestale dello Stato, non ha fatto altro che suggellare questa collaborazione che spazia in tutti i campi del settore ambientale, perché ed è un fatto normale, perché ISPRA è l'organo, ISPRA con il sistema delle agenzie è il supporto, è l'organo tecnico del Ministero dell'Ambiente. Il CUFA, e penso che ai più che sono in questa sala sfuggirà, è vero che dipende gerarchicamente dal Ministero della Difesa e funzionalmente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ma dipende dal punto di vista delle competenze, delle collaborazioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente, ma c'è un articolo delle competenze previste dall'articolo 7 del 177, che è il decreto legislativo che appunto disciplina il funzionamento del comando delle unità forestali, ambientali ed agroalimentari. Spesso i legislatori sono criptici e infatti questa norma nessuno è riuscita ad individuarla, perché tra le funzioni c'è scritto nonché le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 300 del 99. La maggior parte di voi forse non riuscirà a capire di che cosa sono tutte le funzioni del Ministero dell'Ambiente. Quindi ISPRA è il braccio operativo del Ministero dell'Ambiente, il CUFA per le attività di controllo, in teoria, secondo le previsioni normative, collabora a 360 gradi per tutte le competenze istituzionali del Ministero dell'Ambiente. Da qui si spiega il protocollo d'intesa e si spiega soprattutto le attività che sono state poste in essere con ISPRA attraverso il protocollo d'intesa, che vanno dalla legge sugli ecoreati, la legge 68 del 2015, per tutte le attività tecniche legate alle prescrizioni previste dalla stessa legge, va per quanto riguarda tutto l'aspetto legato ai rifiuti e soprattutto al fenomeno dell'abbruciamento dei siti di stoccaggio dei rifiuti, va nel settore del Dipartimento Geologico di ISPRA, va nel settore forestale per quanto riguarda sia il monitoraggio ai fini della valutazione dell'assorbimento del carbonio da parte delle foreste, va in tutti i settori dell'inquinamento, si occupa del settore del bracconaggio e guarda caso nell'ultima riunione abbiamo discusso proprio di valutare e di, come si può dire, individuare delle nuove linee guida e cercare di risolvere le criticità proprio nel settore dei prelievi di cui si occupa il CUFA e delle analisi genetiche di cui si occupa ISPRA. Quindi chiedo scusa per questa premessa che può sembrare ridondante, ma ci tenevo a farla perché non si tratta di una collaborazione riguardante una specifica attività che è molto specialistica ed è molto importante, ma è un tassello all'interno di una collaborazione estremamente florida, estremamente importante, estremamente ramificata, per cui nell'augurare buon lavoro di nuovo a nome del comandante generale di Corpo d'Armata Ciro D'Angelo, ascolterò anch'io con interesse tutto lo svolgimento dei lavori, perché poi nel pomeriggio mi toccherà non fare delle conclusioni ma semplicemente rinnovare il ringraziamento con qualche piccola considerazione, per cui davvero davvero grazie. Ringrazio il senatore Libè, che è componente appunto del Consiglio di Amministrazione di ISPRA e che rappresenta istituzionalmente ISPRA, a cui cedo la parola per il saluto istituzionale. Grazie di nuovo e buon lavoro.